Buonasera e benvenuti in questo nuovo episodio di Pokémon Fire Ash. Io sono Glacial Sphere e in questa parte iniziamo subito dormendo per resettare la giornata. A questo punto, vediamo un po' cosa dice il professor Kukui. Ho sentito che un'ultra creatura sta vagando sull'isola. Vedi se riesci a trovarla, Ultra Guardiano. Using my scanner, I found a non Pokémon inside the school. Attenzione! C'è un Pokémon misterioso all'interno della scuola, quindi andiamo subito a vedere di cosa si tratta. Nel frattempo, vi ricordo che nello scorso episodio abbiamo affrontato il Team Skull e abbiamo affrontato anche la Battle Royale, quindi se vi interessano quelle parti andatelo a vedere. It's hiding in the plants on the right side of the school. Attenzione, si sta nascondendo nelle piante, nella zona appunto destra della scuola. Quindi non è qui, sarà qui sotto. Eccolo lì. Salve. Sembra perso. Vuoi prenderlo con te? Sì. Abbiamo ottenuto quindi Poipolla. No, non voglio il soprannome. Ok, è stato mandato al box. Un'altra e ultra creatura ottenuta, quindi torna a casa. Sì, tecnicamente la giornata è già finita. Però ovviamente l'episodio non finirà qui. Accorperemo le due giornate. Prendiamoci il nostro Poipol. Eccolo qui, livello 35, veleno, ottimo, così almeno i folletti finalmente li fottiamo tutti. Allora, veneno shock, poi venom drench. Aspetta, attenzione, gli abbassa l'attacco, l'attacco speciale e la velocità, fighissimo. Toxico, ovviamente, e fury attack. Questo sarà un Pokémon di attacco speciale o di attacco fisico? Boh, ha la natura che gli abbassa la velocità però. Quindi un po' me. Nel frattempo però prendiamolo. A questo punto l'ovetto qui di Poplio si chiuderà un'altra volta. E abbiamo finalmente la squadra completa di Ash. Ora, c'è una cosa da dire. Per evolvere Poipole bisogna insegnargli Drago Pulsar, se non sbaglio. E lui però non la impara. È una mossa che devi reinsegnargli tramite ricorda mosse. Cosa c'è da dire però? Io sto facendo un Living Dex e se evolverò Poipole, non potrò più praticamente ottenere un Poipole, perché se invece non lo faccio evolvere, un Naganadel, mi sembra si chiami la sua evoluzione, un Nagadel, una cosa del genere, me lo daranno quasi alla fine di Alola, quindi non lo farò evolvere Poipole, lo terrò così. Vediamo un po' cosa si riesce a fare con questo Pokémon. Nel frattempo mettiamolo davanti, mettiamo come secondo Pokémon Solgaleo, ecco fatto. E vediamo un po', questa è la nostra squadra definitiva, quindi per adesso torniamo nel laboratorio del professor Kukui, dormiamo e vediamo cosa in serbo per noi il prossimo giorno qui ad Alola. Eccoci qui, pronti. Rotomdex ha avuto l'informazione che un'altra ultra creatura è stata avvistata. Andiamo sul percorso 3, ok. Quindi ultra creatura, vediamo un po' dove ci porterà il percorso 3. E soprattutto quale ultra creatura sarà, anche se molto probabilmente ve l'avrò scritto nel titolo, quindi voi lo saprete già. Allora, percorso 3 da questa parte. Vediamo un po' chi incontreremo, eh. Allora, non penso sia il Prato Melemele, quindi dovrei andare più su. Esatto, tu sei un nuovo allenatore? Sì. Mi chiamano Furia del Drago? O Furia di Drago? Va bene, cari. Contento tu. E quello è un Pokémon di tipo lotta contro Poipole, di tipo veleno. Allora, andiamo con Veneno Shock, vediamo quanto sei forte. Ok, non sei molto forte, c'è da dirlo. Sei un po' una pippa, anzi, caro Poipole, cambia un Pokémon e mandiamo in campo Rowlet. Drain Punch, ok. Andiamo poi di Spennate, di Brave Bird direttamente, così lo one-shottiamo e addio. Ecco fatto. Ci prendiamo il contraccolpo, ma a noi non interessa. Ecco fatto. Ammetto la sconfitta, bravo, ammettila. Allora, abbiamo già visto che Poipole è un po' una merda come Pokémon, non è molto buono da utilizzare, quindi lo utilizzeremo molto poco, banalmente. Purtroppo quando ti viene dato un Pokémon al primo stadio, a livello 35, c'è poco che tu possa fare. Ed è anche vero che tecnicamente potrei evolverlo, eh. C'è anche da dire questo. E potrei magari insegnargli qualche mossina più interessante? Vediamo un po'. Bene, nel caso scrivetemelo nei commenti qualche mossa interessante da mettergli.
Perché così non mi viene in mente. Forse Poison Jab possiamo mettergliela al posto di Furia, che tanto, cioè voglio dire Furia, quando mai la useremo. Ecco qui. Ora tutte mosse di tipo veleno, qualcosa, va bene così. Lo useremo contro i Pokémon di tipo folletto, evidentemente. Allora, proseguiamo. Qui c'è un altro allenatore. Chi è qua davanti? Solgaleo, va benissimo. No, non sono un allenatore. Ok, fermati a vedere quello che vedo anch'io, ma magari un'altra volta. Ed ecco l'ultra creatura lì. E c'è Sofocle davanti, anzi Chris in italiano. Allora, lui inizia sempre con... Mi sembra Togedemaru. Quindi un Poipole potrebbe andargli bene contro, no? In teoria. E magari potrei dargli anche un veleno a Culeo, insomma, aiutarlo un po' a fare qualche danno in più. Quindi vediamo se trovo il veleno a Culeo. Dovrei averne un casino in teoria. Quindi è un po' più sotto. L'ho passato. Davvero non ce l'ho? O continuo io a non vederlo? Dovrei averne tantissimi di veleno a Culei. Ma una marea. Eppure sembra che non lo trovi. Vediamo, eh. No, talmente tanta roba nello zaino che non lo trovo. Vediamo, eh. Qui ci sono tutte le plate. Le mente. A questo punto potrei anche mettere una menta modesta a Poipole. Ecco fatto, perlomeno non ha la velocità diminuita. Poi... Poison Barb, forse questa? È questa qui, ok. Trovata. Give. Ok, diamo la Poipole. E vediamo cosa riusciamo a fare ora. Salve. Vorresti aiutarmi a recuperare, sì, a soccorrere l'ultra creatura? Peccato che questa sia mia. Attenzione, Chris la vuole tutta per sé. E vediamo un po'. Ecco, inizia con Togedemaru. E andiamo di Veneno Shock. Anzi, Veneno Shock. Che culo però. Posso dire che culo? No, non posso, evidentemente. Allora, mandiamo Solgaleo. E andiamo di Earthquake. Quanto odio Togedemaru come Pokémon, guardate, non avete idea. È brutto come la merda e in più rompe i coglioni in continuazione. Allora, Chargeabug. Cambia un Pokémon, sì. Contro Chargeabug mando Incineroar. E andiamo di Firefang. Te non muore, incredibile. Ha una difesa altissima sto Pokémon. Allora andiamo poi di acrobazia. Perfetto, preso. Cioè, catturare, sconfitto, buonanotte. Ok, penso che tu possa prenderla, ovviamente, ti ho fatto il culo. Allora, pozione. Solgaleo, beh, è inutile stare qui a fare pozione su pozione, andiamo in super pozione. Ecco fatto, ed ora toccherà catturare l'ultra creatura. Vediamo, eh. Salviamo davanti a lei. Ecco fatto. Vai. Ecco, tipo questa a me non piace l'ultra creatura, ma minimamente proprio. Celestila. Andiamo di Velox Ball. Vediamo se riusciamo a prenderla così, un po' cisi cisi. No, zero proprio. Smackdown. Ok. Cambiamo Pokémon e mandiamo in campo Pikachu. Proviamo a paralizzarla, non so nemmeno che tipo sia questa, quindi non so se magari non avrebbe effetto questo attacco. Ok, ha effetto, buono, ed è pure super efficace. Ok. Ah, attenzione.
si mette il radicamento. Allora, Beast Ball, adesso riusciamo a prenderla. Ma sono efficacissime le Beast Ball sulle ultra creature. Cioè, quasi... fortissime. Godo, va bene, meglio così. Celestia è stato aggiunto al Pokédex, quindi metallo volante, anzi acciaio volante. Una delle ultra creature più pericolose, diceva il Pokédex. Beh, non ci abbiamo messo molto, quindi visitiamo gli altri amici oggi. Kyawe might be at the farm. Attenzione, quindi dobbiamo andare da Kyawe ora. Alla fattoria, quindi di nuovo al Pagnola Ranch. Andiamoci a questo punto, non vedo perché non farlo. Quindi scendiamo di qui. Eccoci qua. Prima di andare da Kyawe però, diamo un'occhiata alla nostra nuova ultra creatura. Ecco qui. E mettiamola anche a posto. Numero 797. Andiamo a metterla dove deve stare, quindi... Qui era 93, 4, 5, 6, 7. Ecco qua. E un altro l'abbiamo beccata. Ok, ora andiamo da Kyawe, che è al Pagnola Ranch, quindi possiamo usare il Charizard per andarci. Ed eccolo qui. Salve. Ho appena dovuto battermi per i diritti sulla fattoria di famiglia. E ho di poco vinto. Aiutami a diventare più forte. Ok, va bene. Va bene, Kyawe. Che va nel campo Charizard. E io ho Poipole. Non proprio la scelta ideale. Allora, mandiamo in campo Licarrock. Flamethrower dovrebbe reggerlo. Sì, buono. E andiamo poi di Rock Tomb. Super efficace per 4. E il Kyawe di Charizard. Il Charizard di Kyawe, anzi, non potrà mai fare nulla contro di me. Marowak di Alola, quindi fuoco spettro se non sbaglio. Comunque fuoco. E quindi mandiamo Solgaleo. So che sembra strano perché Solgaleo è di tipo acciaio, però Solgaleo ha anche terremoto. Quindi possiamo fargli un bel terremoto sotto i piedi. Super efficace. Ok, lui usa Boomerang. Ci fa parecchio male, mannaggia lui, e noi andiamo ancora però di terremoto. Perfetto. Ed ora Tartunator, lasciamo Solgaleo. E andiamo di terremoto di nuovo. Super efficace, buono. Ah, Flamethrower. Ci ha fatto parecchio male, ma non ci ha ammazzato. Perfetto. E abbiamo battuto Kyawe. È sempre una cavalcata divertente. E Lana should be near Cuckoo's House. Ok, ora ci dice di tornare da Lana. Ovvero da Suiren. Prima di tutto, però, andiamo a darci una curatina ai Pokémon o anche no? Tanto è Suiren, voglio dire. Avrà Poplio di merda e basta, no? Cioè, quindi che se ne frega. Battiamola con questo. Eccolo qui. Ciao Glacial. Hai appena mancato il mio nuovo amico, Dewpider. Non l'ho catturato comunque. Oh, sei venuto per una battaglia, ma certo. Ma certo che sì, cara Suiren. Che ha fatto amicizia con un Dewpider, ma non l'ha catturato. Quindi niente, se n'è andato per sempre, non tornerà mai più. Allora, andiamo di Leaf Blade. Vai, la lotta degli starter non evoluti, guardala qua. Perfetto, Rowlet a livello 37. No, non voglio farlo evolvere. E Mallow will be in her dad's shop in Hawali City. Ok, dobbiamo andare ora da Ibis, che sarà ad Hawali City. Tecnicamente nel negozio di suo padre, ci ha detto. Quindi andiamo a cercarlo. E andiamo quindi a sfidare anche Ibis, immagino. Niente, questo giorno è stato un po' un giro in cui andiamo a sfidare le persone. Allora, già che siamo qui, io una curatina ai Pokémon gliela tiro. Ecco qua. Poi, è questa la casa sua? Sì, Mallow's House. Entriamo. Magari però possiamo mettere davanti Poipole. Diamogli un'altra possibilità, dai. Vediamo come se la cava contro Ibis. Che non è qui. Forse qui? Sì, Aina's Kitchen.
Vorrei che sia qui dentro, eccola, trovata. Mio fratello è venuto a visitarmi, sono così emozionata. Aiutami a scaricare un po' di energia, va bene? Ibis. Chiamano il campo Stinio, che è tipo erba. Dai, questa devi riuscire ad ammazzarla però, eh. Ok, buon danno, buon danno. Andiamo un po' di poison jab. Che contro determinati tipi di Pokémon Poipol è ancora utilizzabile, contro altri no. È stata una giornata divertente, ora torniamo a casa. Va bene, Rotomdex. Ok. E si torna a casa. Eccoci qui. E a questo punto, anche questo episodio finisce qui. Io vi ringrazio per aver seguito questo video fino alla fine, vi ricordo di mettere un bel mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!